Ciao, dove vi porto questa mattina? Vi porto in giardino perché sto facendo una cosa particolare e adesso vi faccio vedere cosa. Vado nella parte più soleggiata del giardino perché qui ci sono le cipolle ad essiccare. Come vedete, le ho messe dentro a delle teglie in alluminio. Sono in pieno sole, adesso siamo in agosto, è mattina, per cui resteranno qui fino a sera. Ho tagliato le cipolle molto finemente con la affettatrice, però si può fare anche a coltello, ma con l'affettatrice si fa più in fretta, ovviamente. Le ho messe nelle teglie, non bisogna metterne troppe. Ecco questa parte da buttare. Non bisogna metterne troppe perché non devono scaldarsi, ma devono asciugare, per cui hanno bisogno aria. Nella teglia, perché? Perché la teglia si scalderà molto al sole, anzi ho messo prima le teglie a scaldare un po' e aiuterà questo processo di asciugatura. Come vedete le ho inclinate in modo che siano al sole, diciamo, per la massima parte della teglia, cioè la teglia deve essere tutta al sole, inclinate così verranno ben soleggiate. Ho aggiunto un pochino di sale, fine, poco però, giusto per aiutare questa disidratazione. Ogni tanto vengono a trovarci le api, sono attirate proprio dall'odore della cipolla, che comunque è dolce, Quale questa è una sarà il cipolla di risultato? Tropea. Questo. Queste le ho preparate una settimana fa, sono le cipolle di Tropea e non quelle gialle. E sono pronte, ho aggiunto un pochino di sale. Ho messo nel vasetto sterilizzato e l'ho chiuso e l'ho Cosa messo ne in dite? dispensa. Andiamo a vedere le cipolle? Vediamo un pochino se si sono seccate. Io dico di sì. Oggi è una giornata molto molto calda, anche se siamo al nord perché abito in Lombardia. Allora, eccole qua. Oh, ma benissimo. Vedete, si sono disidratate quasi completamente. Io adesso le lascerò ancora per un paio di ore. E poi con un pochino di sale le metterò in un vasetto. Si sono molto ridotte perché la percentuale d'acqua delle cipolle è abbastanza alta. Io ho usato 6 cipolle di Tropea e alla fine vedete che non è poi molto il prodotto, però fa niente. Sono molto saporite dopo, sono anche molto profumate e faranno la loro bella figura. Adesso vado a ritirare le cipolle che per comodità ho messo in una sola teglia perché tanto erano pronte, per cui eccole qua. Adesso le portiamo a casa. Sentite il rumore, sono belle secche secche, eh? Ecco, queste qui le portiamo a casa, vanno nel vasetto e vanno nella dispensa con le altre cose che sto preparando. Allora, ciao a tutti da Mixer e Mix, buon pomeriggio, buona estate, buone vacanze.